Buonasera, signore e signori appassionati di surf. Per la verità, il dramma di questa sera non ha assolutamente nulla a che fare con il surf. Invece, l'argomento tocca altri sport molto più popolari. Il bere, la vendetta, il rapimento, l'omicidio. Non avrei mai pensato di darmi al surf se un amico non mi avesse detto che questo è l'unico sport che non richiede alcuna competizione e che chi lo pratica non deve lanciare o prendere un pallone o correre o fare balzi. Mi è sembrato un sistema perfetto per rilassarmi dalla fatica delle mie lunghe dormite. Con le lezioni di teoria me la cavo molto bene. Sono curioso di vedere come funziona in acqua. Sto ancora aspettando l'onda che vada bene, un'onda anomala capace di sopportare il mio peso. Voi direte perché non dimagrisce e come sopporterei il peso di questo programma. Non ci sono dubbi che la ragazza trovata morta ieri sera nel parco è un'altra vittima del maniaco a cui la polizia dà inutilmente la caccia da oltre 2 mesi. Anche lei, come le altre 4, è stata seviziata e violentata prima di essere uccisa. Intanto gli esperti stanno tentando di tracciare un profilo psicologico dell'assassino nella speranza che aiuti gli investigatori a trovarlo e a liberare la città da questo incubo. Un dato certo è che colpisce sempre nelle serate di nebbia. E stando alle previsioni del tempo, la nebbia fitta che grava dall'altro ieri sulla nostra città non accennerà a dissolversi per almeno 2 giorni. A quanto pare la nebbia ha già provocato disagi e gravi incidenti in tutta la regione. Stan! Negli aeroporti gran parte dei voli sono stati sospesi. Ma da dove chiami? E 7 persone sono rimaste gravemente ferite. Sei ancora a San Francisco? Un tamponamento a catena che ha coinvolto 4 macchine. Ma sì, sì, certo, lo so quanto è importante questo contratto. No, è chiaro che non puoi venire via proprio adesso. Beh, questa nebbia mi mette in agitazione, mi fa vedere pericoli dappertutto, ma lo sai come galoppa la mia fantasia. Sì, sto bene. Anch'io ti amo. Mi manchi tanto. D'accordo, a presto. Sì, chi è? Può aprire, per favore? Ho dei problemi con la macchina. Deve scusarmi, signora. Mi dispiace disturbarla a quest'ora. Cosa è successo? Sono rimasto senza benzina. C'è una stazione di servizio a un paio di chilometri in fondo alla strada. Può farmi fare una telefonata? Magari chiedo di mandare qualcuno qui. Non posso farla entrare, mi dispiace. No, aspetti, aspetti! Scusi, non vorrei sembrarle un rompiscatole, ma c'è la mia ragazza in macchina. Non ho intenzione di aprire la porta, perciò se ne vada, per favore. Senta, non mi va di lasciarla sola, non può almeno... Chi è? Sono il sergente Gary, signora Wilson. Sì, un momento. Mi dispiace averla tirata giù dal letto, ma è una cosa importante. Lei quest'uomo lo ha già visto, signora Wilson? Sì, l'ho visto questa sera verso le 7. È proprio sicura dell'ora? Sì, mio marito mi ha telefonato poco prima delle 7. Vede? Quello che vi ho raccontato è vero. E cosa le ha chiesto? Che voleva? Usare il telefono, ha detto che era rimasto senza benzina. Bene, concorda. Allora, adesso mi lascia andare, devo correre all'ospedale. Stia calmo, ce la portiamo noi. Cosa è successo? Quando Sanchez è tornato, la sua ragazza in macchina non c'era più. L'abbiamo trovata sulla spiaggia circa 1 miglio da qui, in stato comatoso. Oh mio Dio. Suo marito tornerà a casa presto, signora Wilson? Certo, sarà qui a momenti. Chiuda bene la porta. Mi spiace averla svegliata. Buonanotte. Buonanotte. Thank you.
Pronto, sono Karen Wilson. Vorrei notizie della signorina Terran. Ah, sì. Ma non ha ancora ripreso conoscenza. Per favore, mi può richiamare se ci sono novità? Sì, mi troverà al numero che le ho lasciato. Grazie. La polizia è venuta qui. E poi io sono rimasta in piedi tutta la notte. Lo so. Sono venuti anche da me. Vado a vestirmi. Preparo il caffè. Dov'è Stan? A San Francisco. Non riesco a darmi pace per ciò che è capitato a quella ragazza. Mi sento in colpa. Se l'avessi lasciata entrare in casa, sarebbe stata al sicuro. Ho fatto una cosa terribile, Simon. Tu non potevi sapere quello che sarebbe successo. Hai fatto la cosa più sensata in quel momento. Oh, certo. È più facile per te vedere i fatti con distacco. Ho raccontato alla polizia la trama della commedia che ho visto alla televisione dalle 7 alle 8. Ma come alibi vale pochino. L'ho scritta io, la commedia. No, è un alibi perfetto. Qualunque sceneggiatore starebbe incollato alla TV a guardare il suo capolavoro. Ah, io no, invece. Vedere come i registi massacrano i miei copioni è una forma di masochismo che di solito non pratico. E quale forma di masochismo pratichi? La passione non corrisposta. In particolare nei confronti delle donne sposate. Ehi, Karen! Ah, ciao, Rick. Ciao. Ed, Tom. Solo un momento. No, io vado. I superfusti con tanto di barca mi fanno rabbia. Ciao. Ciao. Ehi, abbiamo saputo di ieri sera. Stai bene? Sì, sto bene, grazie. Forse siamo stati gli ultimi a vedere quella ragazza. Cosa? Sì, quando abbiamo attraccato era sul molo, assieme a quel tipo. E voi lo avete detto alla polizia? Sì. Comunque Sanchez è già in circolazione. Vuoi venire fuori con noi? Sì, ti farà bene. No, grazie. Oggi non mi va. Un'altra volta. Ciao. D'accordo, ci vediamo. Mi scusi? Sì? Vorrei sapere come sta la ragazza che hanno ricoverato qui ieri sera. Si chiama Terran, Martha Terran. Ha provato a chiedere giù le informazioni? Sì, ma mi hanno dato le solite risposte vaghe, condizioni invariate, la paziente reagisce alle cure come ci si aspettava. Io vorrei sapere qualcosa di più preciso. Non le possiamo dire altro per il momento. È un'amica della paziente. Senta... Io vorrei soltanto essere sicura che venga fatto tutto il possibile per lei. E se ci sono delle spese da sostenere... È ancora in coma e le speranze che se la cavi sono poche. Mi dispiace. Mi scusi, adesso devo andare. Grazie. I soldi sono molto utili quando si deve comprare qualcosa. Lei cosa vuole comprare? Tento di fare quello che posso per aiutare la sua... No, è troppo tardi. Poteva farlo prima. Ieri sera non le sarebbe costato niente. Ma oggi tutti i soldi del mondo non sono sufficienti. Per favore, mi sento già tanto in colpa. Parole. Soltanto parole. Neanche con le parole può comprare quello che vuole. Ieri sera, se un cane randagio fosse venuto a grattare alla sua porta, spaventato, infreddolito, e voleva entrare in casa, che avrebbe fatto, eh? Ma non è la stessa cosa. Il cane lo avrebbe fatto entrare. Non si preoccupi di pagare, signora Wilson. Le faccio una promessa. Il dottor Blixen, per favore. Avrà presto l'occasione di pagare. Verrò io di persona a riscuotere. Mi dispiace, signor Sanchez. Abbiamo fatto il possibile.
Calmati. Simon. Mettila via prima che parta un colpo. Ma come sei entrato? Dalla cucina, ho visto la luce e ho pensato che fossi qui. La porta è chiusa a chiave. No, era aperta, l'ho chiusa io. Che spavento mi hai fatto prendere. Ah, ne avevo proprio bisogno. Vuoi bere qualcosa? No, grazie. Stan non tornerà nemmeno questa sera. Sì, invece, dovrebbe arrivare a momenti. Ma come? Tutti i voli sono sospesi per la nebbia. Lo hanno detto alla radio. Perciò sii ospitale, stasera è meglio per tutti e due non restare soli. Stare sola non è un problema per me. Ah, sicuro. Tu giri armata per casa tutte le sere, vero? E va bene. Sì, hai ragione, ho i nervi un po' tesi. È che sono ancora sconvolta per quello che è successo ieri sera. E allora avanti, sfogati. Ti farà bene parlarne. Sicura che non vuoi bere? Un ginger ale, per favore. Ok. Tieni. Grazie. I delitti a sfondo sessuale esercitano un fascino morboso sulla gente. Molti di noi, perfino i più civilizzati, non sono migliori del bruto che ha ucciso quella povera ragazza. Questo non è affatto vero. No, non fraintendermi. Io non parlo di pensieri a livello di coscienza. Coscientemente quasi tutti proviamo i sentimenti giusti verso il crimine. Shock, orrore, rifiuto, repulsione. Però incoscientemente è tutta un'altra storia. Come puoi dimostrare una cosa del genere? Non è difficile. Consideriamo gli impulsi elementari che hanno spinto il maniaco a fare quello che ha fatto. Simon, ma tu non puoi sapere quali fossero. E invece lo so. E pochi uomini al mondo possono dire di non saperlo, se sono sinceri. Parliamo di qualcos'altro, se non ti dispiace. Vuoi stare a sentirmi un altro po', Karen? Non ho molta scelta. Scelta è una parola chiave. Quante cose facciamo non perché ci va di farle, ma perché non abbiamo altra scelta. Perché il marito, la madre, il padre, la chiesa o la polizia ci dicono che è quello che dobbiamo fare. Non potremmo aver voglia di farle, semplicemente. Beh, se vuoi dire che siamo condizionati ad avere voglia di farle, sì. Ma non è una scelta. Siamo condizionati a non uccidere finché non c'è una guerra. Allora il meccanismo cambia di colpo e veniamo condizionati a uccidere. Ma perché questo condizionamento riesce più facilmente di altri? Te lo devo dire? Potrei impedirtelo? Perché dentro tutti noi, molto in profondità, è sempre vivo l'impulso di uccidere. E a volte è qualcosa di più perverso. L'uomo che ha aggredito quella ragazza ieri sera voleva sfogare le sue frustrazioni con la violenza. Siamo tutti frustrati, ogni giorno, in tanti modi. Per questo inconsciamente ci identifichiamo con lui. E più intenso è il nostro desiderio, più forte è la spinta. Quello che voglio io, in fondo, è più raggiungibile. Lo vuoi sapere cos'è? Per favore, va via, Simon. Ne riparliamo domani mattina, eh? Sono stanco di parlare. Simon! No! No! Lasciami! No! Non puoi continuare a respingermi! No! 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 Ehi, Karen! Siamo noi! Rick! Che c'è? Simon! Simon ha tentato di aggredirmi. Ti ha ferito. Voleva aggredirmi. Andiamo a chiamare lo sceriffo. No, no, facciamo prima telefonare da casa. No, lui è ancora dentro. Non preoccuparti, siamo 3 contro 1. Che ne pensate? Forse è lui il maniaco. Tom, va a vedere se è in cantina. Io do un'occhiata qui.
Ehi, Tom! Niente. No. Proviamo di sopra. Rick, non gli fate del male. Sì, d'accordo, sta tranquilla. Se n'è andato. Chiamo la polizia. Come ti senti, Karen? Molto meglio ora che siete qui, grazie. Bene. Mi passa il sergente Gary, per favore. Dovrebbero scrivere un libro, come passare il tempo in attesa della polizia. Su, smettila. Salve, sono Ricky Garrison. Chiamo da casa Wilson, giù al porticciolo. Può mandare i suoi uomini e già che ci sono dovrebbero dare un'occhiata a casa di Simon Carter. Sì, le spiego, Carter è stato qui e ha aggredito la signora Wilson. Forse è proprio lui il maniaco che state cercando. Sì, 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 è qui. Baderemo noi a lei. Va bene, vi aspettiamo. Cosa fate? La luce mi dà fastidio. Sai, ferisce i miei bei occhioni azzurri. È stato uno sballo ieri sera. Già, e l'idea della benzina è stata grandiosa. Sta parlando della benzina che abbiamo tolto dalla macchina di Sanchez. Cosa? Abbiamo svuotato quasi tutto il serbatoio mentre era giù al molo con la sua ragazza. Sapevamo che non sarebbe andato lontano. E infatti. Già, infatti, è arrivato soltanto fino a casa tua. È tanto che abbiamo voglia di te. No, 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 non mi toccate, non mi toccate! Lasciatela! Oh, no, ti prego, non sparare! Oh. Fermati o sparo! No! Non ti muovere. Ti ho visto aggredire la signora Wilson. Stai lontano da lei. Chiami la polizia. Aspetti. Signor Sanchez. Ero venuto per vendicare la mia ragazza. Ma ho capito che non ci sarei riuscito. Addio. Venga dentro. Per favore. A proposito di surf, adesso ho capito come mai si vedono in giro tante di queste tavole. Sulle spiagge, sulle autostrade, sui tetti delle automobili, eccetera. E che sono veramente molto pratiche. Buonasera.